Cappuccetto Rosso, porta questa torta alla nonna. Sì, mamma. Miau, allora vado con Cappuccetto. Mi raccomando, non fare tardi. Fai attenzione, perché nel bosco c'è il lupo. Figurati se ascolta quella birbona. Oh, che bei fiori. Li raccolgo e li porto alla nonna. Raccogli qualche fiore, ma non fare tardi, perché arriverà il lupo. Ciao, bella bambina. Dove stai andando di bello? Vado a trovare la mia nonnina malata. Segui quel sentiero e così arriverai prima. Va bene, grazie per il consiglio. Sto quasi per arrivare alla casa della nonna. Vado a mangiare la nonna e poi anche Cappuccetto. E la torta. Ora ti mangi in un sol boccone. Aiuto, aiuto! Il lupo mi vuol mangiare. Qualcuno mi aiuti. Ciao nonna, come stai? Meglio, piccola mia. Che occhi grandi che hai! Per vederti meglio! Che bocca grande che hai! Per mangiarti meglio! Il lupo mangia Cappuccetto Rosso in un sol boccone e poi si addormenta. Un cacciatore sente dei rumori strani e sospetti provenire dalla casa della nonnina. Da dove viene questo rumore? Sarà il lupo! Il lupo ha mangiato la nonna e Cappuccetto! Presto! Liberiamole! Aiuto! Siamo sane e salve! Io no, povero me! Ti piace la torta della mamma? Sì, è deliziosa! E vissero tutti felici e contenti. Tranne il lupo!